Vogliamo iniziare di nuovo questo cammino insieme. Ecco, faccio miei anche i sentimenti di Don Ernesto, che per indisposizioni fisiche non è presente, ma in un certo modo faccio miei i suoi pensieri e le sue parole. Vogliamo iniziare questo cammino insieme. Ecco, iniziato quest'anno insieme con Don Maurizio, ecco, sulla riscoperta della celebrazione eucaristica, sulla liturgia della Santa Messa. Ecco, un cammino di riscoperte insieme del mistero di Cristo. Noi vogliamo ringraziarti, Don Maurizio, per la tua presenza qui in mezzo a noi e per averci donato ancora la tua disponibilità e aperto il scrigno della tua sapienza. Questo è un grande dono e della tua competenza. Ecco, e vogliamo iniziare questo momento insieme aprendo il nostro cuore davanti a Dio. Ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ispira, Signore, le nostre azioni e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia in te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Madonna di Casandrino. Buonasera a tutti, sono contento di rivedervi, molti volti adesso so riconoscerli, c'è anche qualche volto nuovo e sono contento anche di questo. Ringrazio Don Ernesto e Don Antonio per l'invito che mi hanno rinnovato, sto capendo pure che da parte vostra c'è il ritornare a questi incontri come un mezzo per santificarvi. Infatti Papa Francesco ci invita alle opere di misericordia. Tra le opere di misericordia c'è pure quello di sopportare le persone, e quindi in questi incontri mi sopporterete, quindi c'è un vantaggio per voi, così vi avvicinate un poco di più alla perfezione, alla carità. Bello, vi ricordate, abbiamo iniziato questi incontri l'anno scorso cercando di riscoprire questo tesoro così grande che appunto è la celebrazione eucaristica, la messa attraverso la preghiera eucaristica. Però se ricordate degli incontri fatti l'anno scorso, di questo tesoro non abbiamo quasi visto niente. Abbiamo fatto quel lavoro necessario e anche un poco faticoso, se ricordate, qualche volta pure un poco stancante, però dicemmo agli inizi, se vi ricordate, che dovevamo trovare le fondamenta, e dicemmo anche che per costruire una casa bisogna partire dalle fondamenta, ed è il lavoro più difficile, perché prima devo togliere tutto quello che c'è sotto di non buono, e poi una volta che ho scavato nelle profondità, poi lì getto questi pilastri e poi si può costruire la casa. Diciamo che fino all'anno scorso abbiamo gettato, abbiamo pulito sotto, abbiamo gettato le fondamenta, i pilastri, adesso la casa la possiamo costruire. Nel senso, vediamo questa casa che appunto è la celebrazione eucaristica. Se ricordate, abbiamo terminato gli incontri con la liturgia della parola l'anno scorso, quindi fino alle letture. E ora in questi incontri di quest'anno entreremo proprio nel vivo della preghiera eucaristica. Dicevo nei padri della Chiesa, poi dopo lo vedremo, se tu vuoi capire che cos'è il battesimo, che cos'è la cresima, che cos'è poi l'eucaristia, vai a vedere quei testi che tu dici, il sacerdote in questo caso dice, quando fa quel sacramento. Allora, dicevano i padri della Chiesa, tu vuoi dire che vuoi sapere cos'è il battesimo? Vai a vedere la preghiera con la quale si fa il battesimo. Perché in quella preghiera che tu dici con la bocca, lì c'è tutta la fede nel battesimo. Quindi per scoprire che cos'è quel sacramento, vedi quella preghiera che fa quel sacramento. Così noi vogliamo scoprire cos'è l'Eucaristia, vediamo la preghiera che fa l'Eucaristia. E la preghiera che fa l'Eucaristia, lo sapete, in modo particolare è la preghiera eucaristica. Solo brevemente, ma proprio brevissimamente, per ricollegarci al cammino che abbiamo fatto, faccio un poco di sintesi delle cose dette l'anno scorso
abbiamo il computer quest'anno, quindi abbiamo la visualizzazione che può aiutarci un pochino in più rispetto al solo discorso che io possa parlare, il fatto di vedere anche un poco graficamente qualcosa, soprattutto i testi che leggeremo della Sacra Scrittura, può un poco di più aiutarci. Allora, se vi ricordate, noi abbiamo visto quel numero SC, vi ricordate, il documento del Concilio Vaticano II sulla liturgia, Sacrosanctum Concilium. Al numero 56 noi così abbiamo detto l'anno scorso. Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto di culto. Perciò il Sacro Concilio esorta caldamente i pastori d'anime ad istruire con cura i fedeli nella catechesi, perché partecipano a tutta la messa, specialmente la domenica e le feste di precetto. Quando hanno composto questo numero, evidentemente c'era una mentalità che c'è ancora tra di noi. Quando vale la messa? Se arrivo prima del Vangelo, dopo il Vangelo, vale o non vale la messa? E perché noi che cosa abbiamo pensato? Che appunto c'è la liturgia eucaristica, che è quella poi importante e fondamentale, e la liturgia della parola, le letture, quasi come fosse quasi di propedeutico poi alla messa. Quindi la parte importante, noi lo sappiamo, è la consacrazione. Però quello che c'è prima non è che non sia importante, è perché, come dicevamo l'anno scorso, senza la prima parte, la liturgia della parola, noi non capiamo poi la seconda parte, la liturgia eucaristica. Perché la liturgia della parola è come se gettasse una luce per scorgere il mistero eucaristico. Quindi, la messa, che è costituita dalla liturgia della parola e liturgia eucaristica, queste due parti sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto di culto. Quindi l'atto di culto è uno solo, composto da queste due realtà. Quindi non possono essere scisse queste due cose. Senza l'una non c'è l'altra, altrimenti senza l'una cade anche l'altra. Quindi il compito del Concilio è esortare i pastori affinché curino i fedeli e capiscono che la messa ha un inizio e non ha una fine, come abbiamo detto la volta scorsa, se ricordate, perché la fine della messa qual è? È la vita. Nel momento in cui il sacerdote dice andate in pace, c'è il congedo, quel congedo significa adesso ciò che abbiamo celebrato si deve aprire alla vita. Quindi non è che dice andate in pace, abbiamo finito, stiamo a posto, ci vediamo domenica prossima. E quindi abbiamo messo a posto poi la coscienza. No, non è questo, come ricordate, abbiamo detto e abbiamo visto. Schematicamente quindi abbiamo che la celebrazione eucaristica tiene la liturgia della parola, liturgia eucaristica, i due atti che formano la celebrazione eucaristica, liturgia della parola tiene dei riti di introduzione, vi ricordate che abbiamo visto, liturgia eucaristica ha dei riti di conclusione, liturgia della parola tiene un primo discorso discendente che dall'alto viene verso di noi ed è prima lettura, salmo, seconda lettura, Vangelo e omelia. Il Signore parla e noi ascoltiamo. Durante questo primo punto la Chiesa, la comunità è come se fosse un grande orecchio che sta lì tutto teso ad ascoltare il Signore che parla. Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. La Chiesa, serva del Signore, si pone un atteggiamento di ascolto. Ricordate tutti i profeti, ricordate Maria, che sta lì ad ascoltare quanto il Signore ha da dire attraverso l'angelo. Voi ricordate molto bene come il primo comandamento per tutto Israele è quello di ascoltare. Il verbo più importante per il credente è ascoltare. Poi, a questo discorso discendente c'è uno ascendente, quindi qui Dio parla e la Chiesa ascolta. Qui la Chiesa parla e Dio ascolta. Quindi mentre Dio parla attraverso la bocca del lettore e del diacono o del presbitero che poi legge, proclama il Vangelo, noi siamo orecchi che ascoltano. Qui invece il credo e la preghiera dei fedeli, noi siamo la bocca che parla e Dio è orecchio che ascolta. Uno parla e l'altro ascolta. L'altro ascolta e l'altro... Sapete come si chiama questo? Dialogo. Quindi tra noi e Dio, in questo momento, si instaura un dialogo. E tutta la storia della salvezza è qui. Questo dialogo che Dio vuole instaurare con l'umanità. Però vedete, affinché ci sia un vero dialogo, non può parlare uno solo, perché altrimenti cos'è? È un monologo. Non si può parlare tutti insieme, perché si viene la confusione. Allora, ecco che la Chiesa qui ci abitua, ci aiuta veramente ad entrare in questa dinamica così bella e fondamentale di questo dialogo, perché attraverso il dialogo noi veniamo a conoscere chi sia Dio,
ma venne a conoscere chi siamo noi. Vi ricordate il numero 2 della De Verbum? Nella rivelazione, Dio piacque a Dio rivelare se stesso e manifestarsi per ammetterci poi alla comunione con sé. Quindi Dio parlandoci si fa conoscere, noi ascoltandolo lo conosciamo e ci conosciamo anche. Parlandogli ci facciamo conoscere e così conosciamo anche poi Lui. Poi abbiamo la liturgia eucaristica, che sarà il tema di questi incontri che noi faremo, che tiene la preparazione dei doni, quello che noi chiamiamo offertorio, la preghiera poi eucaristica, che ci prenderà in lungo e largo per questi incontri che faremo, e poi i riti di comunione. Giusto per richiamarvi, i riti di introduzione, vedete il canto d'ingresso, segno di croce, saluto del presidente, la benedizione introduttiva, la sapienza, il gloria e la colletta. Perché celebriamo l'Eucaristia? Me lo domando, perché celebriamo l'Eucaristia? Per fare memoria dell'ultima cena di Gesù? Perché ci incontriamo con il Signore? Memoriale della sua Pasqua? Per diventare? Per diventare carne della sua carne? Per avere Gesù. Risposte non sbagliate. Non ho capito. Per rendere grazie. Anche queste risposte non sbagliate, però non abbiamo colto la risposta quella giusta. E perché altrimenti se l'avete già colta abbiamo finito gli incontri, me ne devo andare. Per stare in grazia tutta la settimana. Meno male però che non avete dato le risposte solide che generalmente poi. Perché c'è di santificare le feste, fate questo in onore di me. Ripeto, sono risposte non sbagliate. Non sono risposte sbagliate. Molte volte, vedete, noi andiamo a messa perché è domenica e così ci hanno insegnato. Perché a domenica si va a messa e ci deve andare. Perché se non vado a messa faccio un peccato. E quindi vado a messa per non commettere un peccato. Perché sono credente per abbiamo finito gli incontri. Per fermare il corpo mistico di Cristo. Vabbè, questa è la risposta, chiaramente, poi la vedremo con calma. Perché questa risposta qui, vedete, noi la teniamo sotto gli occhi, anzi nei nostri orecchi, tutte le volte che noi partecipiamo alla messa. Solo che non ci facciamo mai caso. Il sacerdote lo dice tutte le volte che celebra la messa. Ci dice durante la celebrazione qual è la finalità del perché noi stiamo lì in chiesa, ed è quella lì la finalità, solo che noi preoccupati per stare in grazia di Dio, preoccupato perché ricevo la grazia, preoccupato perché Gesù scende sull'altare, presi da queste cose qui. Ricordate poi quando eravamo bambini a catechismo ci insegnavano, ci mettiamo in ginocchio con le mani giunte e dovevamo anche abbassare gli occhi perché questa cosa così grande sull'altare noi non potevamo vedere perché eravamo peccatori e non abbiamo più posto attenzione a quello che poi di fatto il sacerdote sta dicendo durante la celebrazione. Peggio ancora succede anche questo, vado a messa per abitudine, abituato, ogni domenica è come se poi mi mancasse qualcosa. Perché celebriamo l'Eucaristia? Voglio farvi notare, vedete, prima di tutto nella domanda non è perché vado a messa, ma perché celebriamo l'Eucaristia, che è diverso dall'andare a messa, perché la celebrazione eucaristica è altro rispetto alla messa. E poi vedete che nella domanda c'è un plurale, perché celebriamo, quindi c'è un noi, non c'è l'io. E se vi ricordate l'anno scorso noi così partimmo con i nostri incontri, non è l'individuo, è una comunità, il Signore si rivolge a una comunità nel parlare e nel manifestarsi.
e quindi c'è questa realtà così bella e profonda. Quindi vedete che in questo plurale ci fa capire che in quella celebrazione io non mi ritrovo da solo. Provate a pensare, no, per ritrovarsi io non posso stare da solo, altrimenti non mi ritrovo, ci si ritrova insieme. Però provate voi, avete mai pensato durante la celebrazione eucaristica che sto insieme agli altri? Pure se io sto nel banco qui seduto, oppure adesso qui seduti, provate, ci pensate che dietro di voi, davanti a voi c'è qualcun altro, ma non solo perché casomai vi dà fastidio e non vi fa vedere, è perché c'è un membro del corpo di Cristo, come ci veniva detto. E quindi chi sta a fianco a me, come lo percepisco? Una persona che mi dà fastidio, che mi è antipatico, o una persona che come me sta qui per attingere a quella salvezza e prendere consapevolezza di essere quella parte del corpo di Cristo? Io guardo la mia mano, no? Ci sono 5 dita in questa mia mano, non posso dire c'è solo questa e non considero le altre 4. Tutte e 5 fanno parte di questa mano, e quindi io ho cura di tutte e 5 le dita, non è che mi preoccupo di un solo dito. Allora io, membro di questo corpo qui in chiesa, e sto in chiesa adesso, vedremo perché, ho la consapevolezza a fianco a me di chi ci sta, pure se non lo conosco. Ve lo dissi anche l'anno scorso, se vi ricordate, molte volte noi ci accorgiamo di qualcuno allo scambio della pace, e molte volte diamo la mano senza neanche guardarci negli occhi. Provate sempre a pensare, tranne che se non era un vostro amico o una vostra amica, domenica chi stava in chiesa a fianco a voi? Se era un vostro amico, amica va bene, sì, ma se non era un vostro amico o una vostra amica, forse non ci ricordiamo neanche il volto. O provate a pensare, se vi capita di andare in una chiesa non vostra, una chiesa che non conoscete, se poi avete consapevolezza di chi sta a fianco a voi, oppure fateci caso, dove ci andiamo a sedere? Non conosco nessuno, e allora mi mette di lato perché poi non conosco nessuno. Capite, questo è terribile per un credente che poi dice, fratelli e sorelle, abbiamo pregato il Padre nostro. Che significa? Se io dico padre, significa che siamo figli. Ma ho la consapevolezza di far parte di una fraternità. Meno male, Gesù non ci ha insegnato a dire padre mio, padre nostro. E quindi vuol dire che questa consapevolezza della paternità di Dio mi deve aprire alla consapevolezza della fraternità di questa realtà che poi sta intorno a me. E quindi stiamo lì e rispondiamo ad una chiamata. Vi ricordate, c'è una scena nei Vangeli quando Gesù racconta che c'è un uomo che fece un banchetto di nozze, e in questo banchetto di nozze entra uno che non aveva l'abito per la festa, però era stato invitato anche lui, se vi ricordate. E quando poi il maestro arriva lì, il padrone di casa, e trova questo uomo senza vestito per la festa, dice, amico, come sei andato qui senza vestito? E vedete, quello ci fa capire una cosa, perché quello può dire sì, perché sono stato invitato. È vero che sei stato invitato, però vuoi prendere consapevolezza che sei invitato a una festa e quindi vai anche con un abito decente? Noi molte volte non abbiamo consapevolezza, dicevo prima, di quello che facciamo. E giusto per il fatto dell'abito, non vi ricordate molto bene che prima l'abito buono, quando lo si usava? La domenica. E quando si faceva la spesa, no? La si faceva per i giorni di festa. Era anche l'abito esterno che manifestava che cosa? La mia partecipazione a questa celebrazione, che era la celebrazione di festa. Certamente non andavo, è vero che oggi i ragazzi i panni nuovi tutti i giorni ce li hanno, non è più si aspetta la festa per comprare poi i panni nuovi. Però per dire, vedete anche qui nel gesto, nel segno, come si insegnavano qualcosa. Se ci fate caso, non so se qui da voi, dalle mie zone ad Aversa c'è un pochino in più, la presenza degli extracomunitari, soprattutto africani, loro ancora la domenica mettono un vestito bello. E voi se li vedete, no, generalmente hanno l'abito lungo così, oppure molto colorato, è il loro vestito per la festa. E questo vestito per la festa lo esprimono proprio nella partecipazione poi all'atto di culto, che può essere se sono credenti, se sono cristiani, cattolici alla messa, oppure allora atti di culto, a maggior parte poi capita che sono protestanti oppure sono evangelici. Quindi vediamo un poco questo nostro rispondere alla celebrazione eucaristica quando risposta ad una chiamata. Vi presento 3 testi, però li leggiamo solo e qualche brevissima sottolineatura per vedere questa risposta alla chiamata. Primo testo dal libro dell'Esodo, al capitolo 3. Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb.
l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è un suolo santo. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché ha paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Ripeto il versetto 7. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco le sue sofferenze. Attenzione qui. Sono sceso per liberarlo dal potere d'Egitto. E Dio sta parlando a Mosè attraverso il roveto. E per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone per far uscire gli israeliti dall'Egitto? Rispose: io sarò con te. Questo sarà il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Esodo 24. Il Signore disse a Mosè: sali verso il Signore tu e Aronne, Nadab e Abiu e 70 anziani di Israele. Voi vi prosterete da lontano. Solo Mosè si avvicinerà al Signore, gli altri non si avvicinano, il popolo non salga con lui. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandi che il Signore ha dato noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte con 12 stelle per 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani dagli israeliti di offrire l'olocausto, di sacrificare i giovenchi e va bene. Ora voglio farvi notare una cosa, soprattutto da questa parte qui del primo brano che noi abbiamo letto. Qui dice questo, vedete, Dio si rende presente a Mosè nel roveto. Mosè sta facendo una cosa che faceva tutti i giorni, portava a pascolare le pecore. Quindi quel giorno Mosè sta facendo una cosa che faceva anche gli altri giorni. Mosè non aveva lui chiesto: oggi voglio incontrare il Signore. Quindi Mosè non ha provocato niente. Mentre sta pascolando il gregge, quindi sta facendo ciò che faceva ogni giorno, il Signore si rivela a Mosè, si fa conoscere a lui. Però avete sentito come si rivela e si fa conoscere? Nella sua essenza, così come lui è? No, si manifesta attraverso che cosa? Attraverso un roveto. Noi non ci immaginiamo Dio come un roveto. Però il Signore, per farsi conoscere a Mosè, sceglie di rivelarsi in un roveto, non nella sua essenza. Ricordate l'anno scorso, abbiamo parlato di questo. Dio non può venire a noi nella sua essenza, perché? Perché noi non lo possiamo capire. Noi non lo possiamo cogliere Dio nella sua essenza. Quando parlammo del sacramento l'anno scorso, se ricordate, delle mediazioni, noi dicemmo che noi possiamo capire solo ciò che umanamente noi possiamo sperimentare. Ciò che non è umano, noi non lo possiamo sperimentare. Sì, abbiamo fatto attraverso degli angeli, vi ricordate all'inizio del mese di ottobre? Noi crediamo negli angeli, però noi non lo sperimentiamo l'angelo così com'è. Possiamo sperimentare l'effetto di un angelo quando una persona si affianca con noi, ci fa del bene e noi possiamo dire: wow, sei proprio un angelo. Ma non è che vediamo quello che tiene le ali dietro, perché in quell'essenza noi siamo incapaci di riconoscere. Quindi Dio a Mosè
si rivela come? Nel roveto ardente. Mentre Mosè stava facendo altro, quindi Dio irrompe nella storia quotidiana di Mosè, nella forma di un roveto. E Dio parla a Mosè. Perché si sta rivelando Mosè? E ha detto perché? Perché io ho udito ciò che stanno facendo al mio popolo e sono sceso io per liberare il mio popolo. E poi vedete che servizio fa Mosè, per cui ti mando, vai e fa uscire il mio popolo. Chi è che libera? Dio, attraverso la mediazione di Mosè. Il liberatore è Dio, attraverso la mediazione di Mosè. La mediazione, ricordate l'anno scorso, la mediazione è importante perché senza mediazione quello che io ho dentro non arriva a te. Le nostre mediazioni sono parole, gesti e segni. Senza parole, gesti e segni, quello che io provo e sento all'altro non arriva mai. Perché noi, ricordate, dicemmo, siamo uno spirito incarnato. Essendo spirito incarnato, per arrivare a te che sei spirito incarnato, io ho bisogno di una parola che tu devi comprendere per esprimerti quello che io ho dentro. Senza questa parola che esprime quello che io ho dentro, a te non arriverà mai quello che io provo dentro di me per te. Se questa avviene tra noi esseri umani, avviene anche di Dio, da Dio verso di noi. Quindi io sono sceso per liberare, quindi vado al mio popolo, fallo uscire perché io ti mando. Quindi l'iniziativa è di Dio. Il popolo però che cosa deve fare? Il popolo poi deve uscire dall'Egitto e deve, quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Quindi il popolo esce dalla schiavitù d'Egitto perché deve arrivare poi sul monte di Dio e lì dovrà servire il Signore. Quindi non è che il popolo esce perché si va a fare una passeggiata. Esce dall'Egitto, dalla schiavitù d'Egitto, perché deve andare a servire Dio sul monte. Poi dirà, ma noi come faremo a sapere come dobbiamo servire? Perché non lo sappiamo. Se io dice, poi ti farò capire come mi dovrai servire. E poi nascerà il culto, quello che noi appunto poi vedremo. Quindi quello che è però importante, e voglio farvi sottolineare, è il fatto che l'iniziativa è di Dio. Quindi è Dio che di sua iniziativa, sapete quanti anni ci sono voluti? Il popolo di Israele quanti anni è stato schiavo in Egitto? Sì, sì, il doppio, 400 anni. Io ho udito e sono sceso per liberarlo. Il Signore ha impiegato 400 anni. I tempi di Dio non sono i nostri tempi. Un passo adesso del Nuovo Testamento lo troviamo nei Vangeli. E questo qua è l'Evangelo di Luca, dove Gesù sta per celebrare la sua Pasqua e Gesù dice ai suoi discepoli: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Vi ricordate la scena quando Gesù sta per inviare i suoi discepoli per celebrare la sua Pasqua? Anche qui voglio farvi notare, ho desiderato chi? E Gesù. Gesù dice: io ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Quindi non sono gli apostoli, il Signore, stiamo insieme, facciamoci una bella mangiata. È desiderio di Gesù. Può assicurare che gli apostoli questo desiderio non ce l'hanno. Provate per un attimo a pensare. Domenica non tengo voglia. È lui che dice: io ho desiderato mangiare questa Pasqua con te. È desiderio suo. E attenzione a un'altra cosa, di mangiare. Perché la Pasqua bisogna mangiarla. Non si celebra la Pasqua senza mangiarla. È la celebrazione domenicale, è la Pasqua settimanale. Noi la domenica celebriamo la Pasqua. Quello celebriamo ogni domenica. E quindi partecipo pienamente alla Pasqua mangiando, non assistendo. Quindi pure qui questo desiderio che c'è poi da parte di Gesù. Prima della mia passione, pure qui attenzione, è la sua passione, non la nostra passione. Non siamo noi a patire, è lui che è patito. Quindi prima di quella sua passione che dice tutto il suo amore per noi, lui ha il desiderio di mangiare con i suoi.
Allora, i testi questi qua che abbiamo visto ci fanno capire che cosa? Che il Signore nel suo liberissimo disegno, nella sua volontà, pone, fa un atto, un evento, un fatto, un'azione a favore del suo popolo. Il Signore fa qualcosa a favore del suo popolo. Ripeto, il Signore fa qualcosa per noi. Non noi facciamo qualcosa per il Signore. L'andare a messa da parte nostra la domenica non è che andiamo a accontentare il Signore. Andare a messa significa avere la consapevolezza che il Signore mi sta facendo qualcosa. Sta facendo qualcosa per me, ma per me che sono inserito all'interno di una comunità. Va, detto prima, e fa uscire il mio popolo. Non ha detto fa uscire Michele, Gianfranco e Antonella. Il mio popolo. Questo evento, questo fatto, questa azione della liberazione, per eccellenza nell'Antico Testamento, è la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, dove, con la mediazione di Mosè, che è importantissima, Dio libera il suo popolo e lo conduce ai piedi della Santa Montagna, dove con il popolo stipulerà un'alleanza. Quindi, che cos'è tutto questo? Non è un discorso, è un'azione. E le azioni, come abbiamo detto, è qualcosa di concreto. La liturgia, la celebrazione eucaristica è un'azione, non è un discorso. Il mio è un discorso che sto facendo in questo momento. Ma durante la celebrazione domenicale, non è un anche nell'omelia che noi ascoltiamo, non è un discorso che viene fatto. Perché la liturgia della parola è quell'insieme dove c'è è la parola e il sacramento. E il sacramento è l'azione. Però quell'azione la capisco grazie a quella parola. Ricordate, l'anno scorso abbiamo visto sempre il numero 2 di De Verbum, le parole ci fanno comprendere le azioni e le azioni chiarificano le parole. Perché se io vicino a un amico, vicino a Antonio, qua faccio così e gli do uno schiaffetto così, solo lo schiaffetto può dire che lo sto prendendo a schiaffi oppure che è uno schiaffetto di affetto. Se poi gli vado vicino e dico quanto sei bravo, allora lo schiaffetto è un segno di affetto. Se però dico una parolaccia o piglia schiaffi, si capisce che lo sto prendendo a schiaffi. Quindi vedete, è la parola che fa sì che il gesto esca dall'ambiguità. E il gesto poi assume un significato particolare grazie a quella parola. La celebrazione eucaristica nel sacramento è questo segno che viene chiarito dalla parola, le letture che abbiamo ascoltato prima nella celebrazione. Questo per così ci richiamo anche un po' con gli occhi, qualche scena, qualche quadro bellissimo. Vedete che qui in pratica è questo è il Mar Rosso che in pratica è aperto e qui abbiamo l'uscita, il popolo di qua è finalmente libero, di qui sono gli egiziani che stanno correndo il mare che poi si richiude, quindi loro muoiono, sono di qua e loro finalmente di qua poi sono liberi. Quindi per adesso diciamo questo, che io non vado a messa per osservare un precetto, ma perché sto rispondendo a una chiamata. Quindi vi prego, domenica prossima, quando partite da casa vostra per venire qui in chiesa, a voi stessi, sto rispondendo a una chiamata. Il Signore mi ha chiamato. E se cerca, le campane suonano qui. E se volete, qual è la chiamata del Signore? Quando le campane suonano, a voi stessi, il Signore mi sta chiamando. Voi non so se si usa qui, generalmente quando uno sta parlando e suona la campana, c'è la voce di Dio. Quindi è la voce di Dio. È il Signore che ci sta chiamando e noi rispondiamo e andiamo, partecipiamo a questa risposta che Lui poi ci sta dando, questa risposta appunto alla chiamata. Ora facciamo un passo avanti e proviamo a chiederci perché Gesù ha istituito l'Eucaristia. Perché abbiamo detto che andiamo perché rispondiamo a una chiamata, ma perché ha istituito l'Eucaristia? Voi sapete che Gesù era un ebreo. Secondo la tradizione Gesù è morto a 33 anni, quindi morendo a 33 anni lui ha celebrato 33 Pasque. Fino alla 32esima Pasqua lui ha celebrato la Pasqua come tutti quanti gli altri ebrei. Poi quando ha celebrato la sua ultima, la 33esima, è successo qualcosa di particolare, se ricordate, perché a un certo punto, mentre stava celebrando e faceva ciò che facevano tutti gli ebrei, il capofamiglia, a un certo punto ha detto, questo prende il pane, mentre lo spezza e lo dà, poi dice, però questo è il mio corpo. Poi prende la coppa del vino e mentre la sta, poi dice, però questo è il mio sangue.
provate per un attimo a pensare, i discepoli che stanno lì, ma questo che sta dicendo? Perché questa è la novità che Gesù apporta durante quell'ultima sua Pasqua. Non erano parole mai sentite, se non quelle rituali di sempre. Tant'è vero che dovete sapere, nella Pasqua, in famiglia, il più piccolo deve dire al padre, padre, perché noi celebriamo la Pasqua? E il padre al figlio fa tutto il racconto. Noi celebriamo la Pasqua e parte perché eravamo schiavi, siamo usciti, il Signore ci ha liberato. Poi queste cose le vedremo con calma. Quindi vedete che in ogni celebrazione il padre, raccontando al figlio questa realtà, aiuta il figlio e tutta la famiglia, ma tutti quanti a prendere consapevolezza di quello che stanno facendo. Noi dovremmo dircelo ogni domenica, mentre andiamo a messa, ma io perché sono andato a celebrare l'Eucaristia? Ma io perché sono andato in chiesa? Perché nel dirmi questo, io come se riassumessi consapevolezza di questo fatto. Ora noi, perché Gesù ha istituito l'Eucaristia? Come dicevo prima, per capirlo, dobbiamo prendere in mano la preghiera eucaristica. Quindi prendendo in mano la preghiera eucaristica, capiremo perché Gesù ha inteso istituire l'Eucaristia. Eppure in questo faremo un percorso un poco lunghetto. Però io penso che vi affascinerà molto questo percorso che noi faremo. Perché partiremo dal libro della Genesi, quindi dalla creazione di Adamo ed Eva, con il peccato, per capire noi effettivamente perché celebriamo l'Eucaristia. Perché guardate, tutto parte sempre da lì. La situazione che noi oggi viviamo e perché stiamo in questa situazione parte da lì. Quindi per capire le nostre situazioni di oggi, anche quelle proprio direi più concrete, più anche così umane, dobbiamo rifarci a Genesi 2-3. Anche per capire l'Eucaristia dobbiamo rifarci a Genesi 2-3. Questo qui è un detto, un assioma veramente, lex orandi, lex credendi, che i padri della Chiesa usavano tantissimo. In pratica che cosa significa? Qui vuol dire questo, la legge della preghiera determina la legge del credere. Noi abbiamo pregato il Padre nostro prima. Se vogliamo capire la paternità di Dio, meditiamo il Padre nostro. Lì capiamo la paternità di Dio. Quindi la legge del pregare, Padre nostro che sei nei cieli, come tu preghi, determina quello che credi. Quindi io credo in chi? In Dio che è Padre. Se noi vediamo i formulari che noi abbiamo anche durante la messa, a un certo punto, o Padre, che nel mistero dell'incarnazione del tuo figlio ci hai rivelato la tua immensa misericordia. Allora io voglio sapere questa misericordia di Dio come si è rivelata a noi. Vai a vedere come hai pregato. Come ho pregato? O Padre, che nel mistero dell'incarnazione del tuo figlio ci hai rivelato la tua... Quindi la misericordia che cos'è? Mistero dell'incarnazione del figlio. Perché Gesù ha istituito l'Eucaristia? Nella notte in cui fu tradito e gli prese il pane e lo spezzò dei suoi discepoli, e quindi quel formulario lì mi dice perché Gesù ha istituito l'Eucaristia. Quindi quello che io prego, quello che io dico, determina quello che io credo. Quello che io dico chiaramente non adesso che sto parlando, ma quello che io dico leggendo quei formulari che negli anni hanno costituito il fondamento della nostra fede. Quindi la fede non è mai una fede astratta, ma sempre una fede concreta, come abbiamo cercato di vedere e di dire l'anno scorso. Perché una fede concreta? Perché appunto si basa sul fatto che Dio si è rivelato, si è manifestato, si è fatto conoscere attraverso gesti, azioni, eventi e fatti. È un fatto, è sperimentabile. Una parola può essere non sperimentabile, però il fatto è successo. E sta sotto i nostri occhi un fatto che poi è successo e quindi lo possiamo sperimentare. Allora, partiremo da Genesi 2 e 3, che gli studiosi lo chiamano un racconto tipo, perché lì abbiamo i primordi della storia umana. E in questo racconto, vedete, noi vedremo quello che c'è nel cuore di ogni uomo, c'è nel cuore di ognuno di noi, perché Adamo siamo ognuno di noi. Diceva questo filosofo francese, Blaise Pascal, che Adamo è mio padre, Adamo sono io e Adamo sarà mio figlio. Noi siamo Adamo. Cioè Adamo l'uomo,
Non semplicemente il primo uomo, ma l'uomo di sempre, che è Adamo. E noi vedremo che appunto in questo racconto quest'Adamo nel suo cuore è qualcosa proprio di particolare, e noi cercheremo di cogliere che cosa c'è nel cuore dell'uomo, perché vedete, nel nostro cuore noi abbiamo un desiderio profondo di vivere le relazioni. Nessuno di noi vuole stare da solo. La solitudine è brutta, lo sappiamo. Ma nessuno vuole vivere da solo, perché noi per vocazione siamo chiamati a vivere la relazione. Per vocazione noi siamo chiamati a stare l'uno vicino all'altro, perché ciò che ci fa esistere è l'altro. Noi non esistiamo da soli, nessuno di noi ha deciso di esistere. Noi siamo venuti in questo mondo perché due persone ci hanno voluto, i nostri genitori. E poi vedete, è nel momento in cui io mi rendo conto di esistere, quando davanti a me ho un'altra persona. Ricordate qualche domenica fa, nel Vangelo si parlava del matrimonio, no? E c'era prima letto riferimento alla Genesi, quando Adamo vede Eva, vi ricordate? Prima si dice, lo vedremo poi, che Adamo si trova da solo nel paradiso. Dio dice, l'uomo non è bene che sia da solo, voglio fargli un aiuto che gli sia simile. E Adamo, quando poi vede Eva, vi ricordate che cosa dice Adamo? Questa volta essa è carne della mia carne, osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Quindi vuol dire che Adamo in quel momento si trova davanti ai suoi occhi un'altra persona. Prima dice che stava con gli animali, quindi stava così Adamo perché guardava gli animali, che gli animali stanno in giù. Poi dice che stava con Dio, quindi stava così. Quindi sono due posizioni non naturali, perché vedete, così non è naturale. Così naturale, la naturale qual è? Così. E Eva dove sta davanti ad Adamo? Occhi negli occhi. Quindi Adamo finalmente ha una persona davanti ai suoi occhi, e avendo Eva davanti ai suoi occhi, Adamo riconosce chi è lui. È vero, in italiano non rende, perché dice la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. In ebraico c'è il gioco di parole. Vedete, un poco come noi abbiamo per la formazione del femminile, abbiamo il nome maschile, poi al femminile si mette la A. Bello, bella. Lì il testo originale dice io sono Ish, che significa Adamo, uomo. Tu sei Isha, cioè tu in pratica sei quella A di ciò che sono io. E quindi riconosce quella cosa diversa da lui, però che completa lui. E questa è la relazione. Una persona che come me, diversa da me, che completa me e sta davanti a me, e quindi io mi riconosco ciò che sono perché tu sei diversa da me, ed è bellissimo questo. E quindi questo desiderio di relazione che c'è nel cuore profondo di ogni uomo, ma nello stesso tempo sappiamo che nel nostro cuore c'è anche un altro desiderio, che vogliamo fare tutto a capa nostra, vogliamo essere noi signori di noi, vogliamo noi decidere. Voglio io decidere se questa è una cosa buona, se è una cosa cattiva, se è bella o non è bella, se la voglio fare o non la voglio fare. Però sappiamo che non può essere così. Proprio perché non può essere così? Proprio per il fatto che io vivo una relazione. E se io in relazione con gli altri, io non posso decidere da solo questo desiderio di autarchia che c'è dentro di me. Ebbene, in Genesi 2:3 c'è proprio questo. In Genesi 2 noi scopriremo il mistero della relazione. In Genesi 3 con il peccato il desiderio che l'uomo vuole essere autonomo, e appunto può decidere, vorrebbe decidere lui ciò che è bene e ciò che è male. Però come sappiamo non riuscirà in questo poi percorso. Allora, Genesi 2 è questo racconto di relazione per eccellenza, quindi abbiamo questo racconto proprio nella forma più alta che ci è stato donato, dove appunto si manifesta e si esprime la relazione. Voglio fare una premessa nei testi che ora ascolteremo, perché so che da questi testi che noi leggeremo, soprattutto poi con Genesi 2 e 3, con il peccato, la creazione di Adamo ed Eva, verranno fuori molte domande. Quindi voglio fare quattro premesse che sono importanti. Prima premessa: quando noi leggiamo i testi della Bibbia, noi non dobbiamo mai dimenticare una cosa, che quei testi fanno riferimento a una cultura che non è la nostra cultura. Quindi tenete presente che quando l'autore sacro scrive questi testi, lui vive nell'antico Medio Oriente. Quindi l'Egitto, la Siria, quelle zone lì, che non è la nostra cultura. Voi provate per un attimo a immaginare, io descrivo il Golfo di Posillipo, lo conoscete?
E io parlo del Golfo di Posillipo, quindi con quanto amore ci posso mettere. Secondo voi un milanese che non è mai stato a Napoli può capire la passione che sto mettendo parlando del Golfo di Posillipo o del Golfo di Sorrento? No, perché non è nei suoi occhi quel Golfo. Quindi attenzione, con la nostra cultura non ci è facile capire ciò che l'autore descrive qui nell'antico Medio Oriente. Giusto per avere un'immagine, qualche volta quando eravamo ragazzi oppure ai bambini, qualche volta si è parlato di quel mondo fadato, Ali Baba e i 40 ladroni, a Aladino. Quello è il mondo che deve ripestare sotto i nostri occhi per capire ciò che lì sta scrivendo l'autore del Medio Oriente. Perché quando parlerà del giardino del paradiso, con queste bellissime piante, che tutto c'è, è un'oasi proprio di quel genere lì, tipo di Aladino. E quindi teniamo presente questo, che l'autore fa riferimento a tantissime tradizioni che vengono da quel patrimonio lì, religioso e culturale, che non è il nostro, con una distanza quasi di 4.000 anni. Se tu hai una persona anziana, gli vai a mettere in mano il computer oppure il tablet, e credici, che cos'è questo? Io penso tra una centinaia, anche meno, tra una cinquantina d'anni, no? Quando i ragazzi, le nuove generazioni vedranno i nostri computer, diranno, che cos'è queste cose così vecchie? Per dire come poi le cose aumentano. Però per dire che cosa, come attenzione quindi alle nostre categorie, a voler capire o spiegare ciò che 4.000 anni fa ha cercato di dire l'autore sacro. Perché quando noi leggeremo e dice, e Dio creò il cielo e la terra, e fu sera e fu mattina il primo giorno, e poi Dio ha creato il sole e la luna, il problema è questo, ha creato prima il sole o prima la luna? E a voi cambia qualcosa se ha creato prima il sole o la luna? Ok. No, perché qualcuno poteva cambiargli la vita. Ad esempio, i testimoni di Geova, se dite che prima il sole e poi la luna gli cambia la vita, dicono che non è così. Però è bello, perché sapete perché? Perché quando poi si parla di quella creazione, non c'era nessuno che ha visto quella creazione. Quindi da qui capite che l'autore, quando poi ha messo per iscritto, ha elaborato, non c'era presente quando Dio ha creato, se non c'era presente nessuno quando ha creato il mondo. Noi non faremo l'analisi esegetica del testo, perché non stiamo facendo qui degli incontri biblici, quelli poi li farete con i vostri sacerdoti. Noi vedremo che cosa questi testi ci vogliono dire in riferimento all'Eucaristia, a quello che interessa a noi. Quindi non, quando arriverà il famoso peccato, Dio sapeva, non sapeva, non è un corso biblico il nostro. A proposito, vi ricordate, sapete qual era il frutto del peccato originale? La mela, perché dove sta scritto che era la mela? No, quando si parla però si parla del frutto. La mela, diciamo la mela, perché pure qui c'è tutta una tradizione dietro, però non si parla del frutto là dentro. Il libro della Genesi, capitolo... Quindi non si parla della mela. Tutt'al più, proprio se vogliamo trovare un frutto, il fico. Perché dopo dice si fecero le foglie di fico per coprirsi, quindi non è fare riferimento tutt'al più, però dico proprio, però non si parla di frutto, non si parla di nessun frutto. Hanno preso, potesse che la mela non era più buona al limite questo. Però per dire attenzione a quando leggiamo i testi e a quando poi diciamo le cose, verifichiamo, perché oggi come oggi vedete, oggi quando qualcuno viene a parlare con noi, anche con noi che facciamo un certo cammino, da noi vogliono qualcosa di certo, perché sapete, stupidaggini non le possiamo più dire, per un semplice motivo, perché oggi i ragazzi vanno su internet, vengono il giorno dopo e ti vengono tutti il contrario di quello che tu hai detto, e noi come credenti dobbiamo essere responsabili di quello che diciamo, perché il nostro credere è dare ragione. San Pietro ci ricorda di dare ragione della speranza che è in noi. Da qui per dire, vedete come gli evangelici, i testimoni di Geova, prendono sul serio il loro cammino, anche se molte volte usano solo quei passi, solo quelli che vogliono loro, però intanto lo fanno. Noi abbiamo un tesoro, la Sacra Scrittura, e non la usiamo, quello è un dramma per noi. E allora come possiamo conoscere Dio?
se è vero che il Signore poi ci parla. Cioè, dicevano i padri della Chiesa che la Bibbia è una lettera d'amore che Dio ha scritto all'uomo. Se voi provate a pensare, no? Prima, quando noi eravamo più giovani, si scrivevano le lettere. Adesso si manda l'email, il messaggino, però si scrivono le lettere. E provate a pensare quando prima ancora si faceva i militari e il fidanzato scriveva la lettera alla fidanzata. E quando arrivava quella lettera a casa, che cosa si provava? Lui a scrivere la lettera e lei a leggere la lettera. E proviamo a pensare che Dio così ci ha scritto questa lettera, con che cura ha scritto quella lettera e con che cuore noi dovremmo ricevere, cogliere quella lettera. Non so se già lo disse l'anno scorso, pensate che i musulmani quando prendono il Corano si lavano le mani. Prima si lavano la mano e poi prendono in mano il libro sacro loro. Proviamo a pensare alle nostre Bibbie dove stanno gettate. Nella migliore delle ipotesi qualche volta in qualche casa la troviamo esposta, ma la Bibbia non è fatta per essere esposta, è fatta per essere letta, anzi o meglio per essere ascoltata. Sapete, gli ebrei quando leggono la Bibbia non la leggono a mente come diciamo noi, no? Nel pensiero. Siccome il Signore parla e l'uomo deve ascoltare, loro la leggono leggendo proprio perché la voce deve arrivare all'orecchio, anche la stessa loro voce deve arrivare all'orecchio, perché loro devono ascoltare perché il Signore parla. Vedete come inizia la Genesi? In principio e poi Dio disse. Quindi c'è prima l'introduzione, poi, quindi Dio inizia dicendo una cosa, sia la luce. Però la cosa che noi dobbiamo pensare, molte volte noi pensiamo a quello che ci viene detto, non facendo attenzione al fatto che sta dicendo. Dio disse, quindi vuol dire che Dio ha parlato, parla. Una divinità che parla, parla a me, parla a te, ha qualcosa da dirmi. Capite che se noi entriamo in quest'ottica qua, veramente la nostra vita potrebbe cambiare, rivoluzionarsi proprio completamente. Provate per un attimo a pensare, è un esempio stupido, viene il Papa, a un certo punto il Papa cammina e si ferma, dice ti devo parlare con te, ti voglio dire una cosa. E noi che diciamo, ha parlato a me. Cioè noi poi lo diciamo come se fosse una cosa, ha parlato proprio con me. Cioè da tanti che eravamo, ha guardato a me e mi ha parlato. Il Papa. E Dio, che lo fa ogni giorno, o meglio, lo vorrebbe fare ogni giorno con me, diciamo che lo poi è Dio, vuoi mettere lo Papa. Quindi, quando riferimento all'importanza, ripeto, per quel testo che alla serietà che deve avere nelle nostre mani. Ancora, nella spiegazione del testo cercherò di non dire cose mie, non essendo un esperto biblista, ma cercherò, ci rifacciamo a quanti i padri della Chiesa hanno detto in riferimento proprio a quel brano, in riferimento all'Eucaristia, e anche a quanto hanno detto i rabbini, quindi la scuola dei rabbini, quindi agli ebrei, in riferimento a quel brano. Ancora l'ultima cosa, la traduzione che io vi presenterò di questi testi non è quella che noi abbiamo nelle nostre Bibbie, ma è una traduzione fatta in modo letterale, che è più attinente all'originale, anche se nell'italiano non sarà tanto scorrevole, in alcuni passi sarà un poco pesante in italiano, però preferisco questa traduzione perché traduce i termini proprio come dovrebbero essere tradotti. Quindi a livello grammaticale non sarà scorrevole, però ci renderà molto il testo. Allora veniva chiesto un riferimento alla speranza quando faceva il riferimento di Pietro. La nostra speranza non è che speriamo che domani sia migliore, non è questa la speranza per il credente. La nostra speranza, allora, io ho una certezza, quello che si è realizzato in Cristo Gesù. La mia speranza è che ciò che si è realizzato in Cristo Gesù, io spero che si realizzi anche in me. E la mia vita, così com'è oggi, domani, dopodomani, altro non è che questo assimilarmi sempre di più alla vita di Cristo Gesù. Quindi è la speranza, cioè la realizzazione giorno dopo giorno del mistero della vita di Cristo in me.
senza non dimenticare che fede, speranza e carità sono le tre virtù teologali, quindi sono quei doni che noi abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. Quindi siamo già abitati da queste tre virtù, solo che però, come tutti i doni, poi dobbiamo noi alimentarli. L'esempio che si faceva generalmente ai bambini a catechismo è come un piccolo seme, poi però devo curare questo piccolo seme. Allora la preghiera alimenta le virtù, gli atti di amore alimentano le virtù, la stessa celebrazione alimentano, ci fanno crescere poi le virtù. Quindi la speranza non è un camminare in modo incerto e io spero che poi lancio la mano e questa mano sia presa. No, io spero di lanciare la mano e la speranza è che la mano è già presa. In che modo e in che forma, questo non lo so, però la mia mano poi è presa. Va bene, vogliamo ringraziare Don Maurizio. Ecco, questo è stato l'inizio di questo percorso che dobbiamo vivere insieme. Ecco, vogliamo chiudere in maniera molto semplice questa serata, mettiamoci in piedi e affidiamo il nostro cuore, la nostra vita, nelle mani della Vergine Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Padre, donaci la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata e buon rientro. Grazie.